dispiace è che io pensavo si potesse, fosse normale avere la disponibilità di proiettare delle diapositive, ma invece bisognava avvertire prima. E quindi, comunque, siccome l'amico Sergio Libellini fa la ripresa, gli chiederei di aggiungere almeno una parte di quelle fotografie che avevi fatto l'anno scorso a Buchenwald, in modo che voi possiate vedere. Andando a vedere sul sito Sergio Libellini YouTube, allora, un'altra cosa che volevo dire è che noi quest'anno, come tutti gli anni, noi ANED facciamo il pellegrinaggio a Dachau Mauthausen, che sono i campi, appunto per questo Buchenwald è poco conosciuto in Italia, sono i campi, i lager in cui i deportati italiani per la maggior parte, cioè quelli appartenenti alla Resistenza, sono stati inviati, direi una percentuale molto alta rispetto a Buchenwald, per esempio a Mauthausen siamo sulle 10.000 persone, a Buchenwald siamo sulle 2.000 persone. Le 2.000 persone sono provenute soprattutto dalla zona di Trieste Friuli, cioè Venezia Giulia e Friuli, e un numero abbastanza rilevante dalla Francia, quelli che avevano combattuto la guerra di Spagna contro i nazifascisti. Poi uno sparuto gruppetto è quello che è arrivato dal campo di rimestamento. Allora, le particolarità che sì, sono, io volevo fare una cosa, non dico scherzosa perché non si può, ma su un argomento così, ma insomma, per dire queste particolarità danno lo spunto anche a sorridere un po'. Per esempio, il fatto che il campo avesse dovuto essere chiamato Ettersberg. E a quel punto, siccome questo Ettersberg è una montagna, una bassa montagna perché è 450 metri, noi diremo una collina, però come collina è molto ampia, ha veramente una discesa lenta sulla pianura. E noi naturalmente, come lager, abbiamo scelto il versante nord, perché se no non avremmo avuto troppo freddo. Ci sono anche questi modi di vedere le cose. Però a Weimar un comitato culturale, sia pure nazista, diciamo, si è ribellato all'appellativo di Ettersberg. E allora, che era normale quando nel fare i lager, dare il nome del posto, come è successo per Dachau, no? E come poi è successo per tutti gli altri, Mauthausen, Sachsenhausen, Flossenbürg, hanno i nomi di Bergen-Belsen, hanno i nomi delle località. E invece c'è stata questa presa di posizione di questo gruppo culturale che ha detto no, non vogliamo, questo è un nome sacro per la Germania, appunto per la vicinanza con la città di Weimar. E trovate un altro nome. E allora hanno trovato questo nome che significa, no, foresta di faggi e che è proprio il capo dell'SS, Himmler, ha detto no, dovete studiare un altro nome, Ettersberg non va bene. Questa è la prima originalità del campo, no? Non si chiama come la località. Diciamo, località che è molto ampia, quindi il bosco è stato rasato in corrispondenza per dare posto al lager, ma è anche ancora di più per dare posto alle caserme delle SS e a tutte queste cose. Quindi questa era un'altra parte di originalità, il fatto che questo spazio molto ampio, perché proprio come vetta della collina, è una cosa ondulata, quasi pianeggiante, ma molto ampia in tutte le direzioni. Per cui il campo, pur grande, perché era un campo che aveva 50
50 baracche, lo chiamo, ma insomma, che non si vedono più, se uno va lì, oramai quello che si può vedere sono le lapidi, sono tante, lapidi per gruppi, non per ogni singola persona, ma per gruppi di persone. C'è la grossa costruzione che era la lavanderia o forse anche faceva parte dell'edificio che ci ha accolto. È un, come se voi vedeste, uno spiazzo come Piazza della Vittoria per farci il lager, e poi 7-8 volte tanto è stato invece, quello è stata la prima costruzione, ma il lager ha portato dietro, e lì c'è probabilmente il frutto dell'amicizia tra Hitler e Sauer, che era il presidente della regione Turingia, e ha pensato bene, insomma, questa idea di fare il lager nel 38, quindi nel momento in cui la Germania era nel pieno della sua ripresa come stato nazista, che ha dato molto lavoro per le autostrade e già in preparazione della guerra, perché 38 poi era mica tanto, 37 anzi, l'inaugurazione di Buchmann, ma 2 anni dopo è stata invasa la Polonia, quindi le armi bisognava pur fabbricarle, e c'erano 5 capannoni che sono un po' di anni, che sono nati dopo l'inizio del lager, che avevano il nome, non so se anche davano guadagno a questo Fritz Sauter, che era il capo della Turingia. Poi hanno costruito un campo che era un parco dei divertimenti per l'SS, a parte il divertimento che loro avevano a trattare i prigionieri, ma c'avevano delle caserme che erano degli alberghi, con le stanze da letto, mica come i nostri militari che andavano nei capannoni, no? Cioè in dormitori, no? C'erano le stanze, le cucine. Era una bellezza, noi l'abbiamo vista dopo la liberazione, chiaramente, cioè l'interno, l'esterno lo vedevamo. Quindi c'erano fabbriche d'armi, caserme, e c'erano anche altre cose, c'era il maneggio, la voliera, insomma, per l'SS. Se voi pensate che circa il numero di SS presenti erano, ho letto dal memoriale, perché non mi sono messo a contare, chiaramente, erano circa 2000. E il campo, al tempo in cui sono arrivato io, ospitava 50.000 persone. Quindi era un bel lavoro anche, star dietro a queste cose. Poi, quello che è strano è il tipo di originalità che avevano, perché il treno arrivava a, non so, 500 metri, forse un chilometro dall'ingresso del lager. E loro hanno, noi abbiamo visto, io figurate, che sono arrivato alle 3 di notte, quindi ci ho svegliato in piena notte, e siamo scesi dal treno, dormivamo ancora quasi. Però si sono notate subito queste figurette che c'erano, adesso non ci sono tutte, certo. No, quella che hanno lasciato, figurette in legno, che facevano vedere gli internati col vestito a righe che correvano, no? Difatti quella si chiama Karakove, non so se è una pronuncia giusta, ma che mi hanno detto vuol dire svelto, in corsa, no? Perché chi arrivava doveva anche, una volta che era entrato, no? Non era ancora entrato nell'organico, ma una volta che era entrato doveva mettersi a correre per arrivare al lager. Quindi c'era questa spiritosaggine, diciamo, che non avevo afferrato subito, perché non mi spiegavo cosa fosse questa parola. Insomma, questi sono dei punti che sono abbastanza interessanti come originalità del posto. Io non sto a parlare del trattamento, perché dei campi, dei lager, voi
parlare anche di quella che è stata l'accoglienza. L'accoglienza si fa per dire, insomma, era organizzata poi, cioè era gestita dagli internati, i quali dicevano posate qui tutte le vostre cose, venite avanti, ti rapavano completamente, poi ti facevano tuffare in una vasca di disinfettante, poi andavi avanti e ti tiravano un paio di calzoni, una giacca e una camicia e prendevi un berretto e un paio di zoccoli, quello era il tuo abbigliamento. Ma poi, ecco, di straordinario c'era, straordinario, ordinario, ma straordinario in questo lager qui, era il come tu venivi registrato, e cioè ti chiedevano nome, cognome, professione e data di nascita, chiaramente. Ora, queste cose qui, poi, ho visto, erano molto importanti, hai accennato al comitato. Un internato spagnolo che si chiamava Jorge Semprún, e che è stato poi un personaggio, dice che accompagnava a visitare il campo un suo amico e gli diceva: ma hanno chiesto che cosa fa? Cioè, io ho detto studente di, non so se studiava filosofia o che cosa, ma insomma studente. E un signore del memoriale gli ha detto: ma c'è scritto una cosa diversa, perché lui sapeva che questo Semprún, che era diventato un membro del governo spagnolo, quindi era una persona, non è come quando arrivo io, non se ne accorge nessuno, ma insomma, e allora questo è andato a vedere la scheda, e nella scheda non c'era scritto studente, c'era scritto stuccatore. Cosa significava questo? Che era un operaio, che era uno che sapeva fare un lavoro e quindi era piazzabile in un posto discreto. Cioè, la cosa che con ogni probabilità succedeva, il comitato era riuscito negli ultimi tempi a inserire dei suoi membri a vedere se c'era qualcuno in gamba da contattare per entrare a far parte del gruppo resistente. Questa è già una particolarità molto, molto forte del campo. L'altra particolarità è stata che noi entravamo in una baracca, eravamo arrivati con i nostri vestiti belli puliti, eccetera, eccetera. Ci hanno dato dei vestiti che saranno passati dalla lavanderia, no? Non c'è dubbio, che però ce li tenevano addosso per qualche mese prima che ce li cambiassero. Ma stranamente non avevamo un vestito a righe, avevamo dei vestiti riciclati di quelli che erano arrivati prima. Naturalmente trattati in modo da fare un equivalente alle vestita riga, perché tagliavano un quadrato sulla schiena della giacca e un quadrato dai calzoni, facevano due righe di vernice rossa, poi ti davano il tuo numero e il tuo distintivo, però era un qualche cosa che era un po' meno degradante, diciamo, no, che non la divisa riga. E questo era molto, c'era qualcuno ancora magari che arrivava da un altro lager, eccetera, con la divisa riga, ce n'erano, non è che non ce ne fossero, però la maggioranza di noi direi che vestita con dei vestiti riciclati dalla nostra proprietà. L'altro aspetto assurdo, che noi arrivavamo, sì, vabbè, dopo giorni di viaggio che ormai non ci eravamo neanche levati la faccia, ma però relativamente puliti, entravamo in baracche che non erano sporche, però dove dormendo tu ti accorgevi che qualcosa
c'è un manifesto, non so, facciamo 2 metri per uno, con il disegno di un grande pidocchio dove c'era scritto: un pidocchio alla tua morte, ein Laus, dein Tod. E ti innamora, dice, ma come, ci ammazzerete in tanti modi, adesso doveva stare dietro i pidocchi, cos'è questa cosa? Questa qui era un altro aspetto originale che ho capito solo leggendo le relazioni del memoriale, che dice che a un certo momento è venuta un'epidemia di tifo petechiale e che 12 SS sono morti a seguito di questo tifo petechiale. Quindi c'era questa cosa qui che per noi era un'assurdità, no? Così come era un'assurdità questa calacopega, insomma, e come tutto il resto della nostra vita era qualcosa di assurdo. Però e di assurdo ci è sembrato anche il bombardamento, perché noi eravamo appena arrivati e l'altro aspetto assurdo era quello della quarantena, quindi noi arrivavamo sani. E andavamo in mezzo e poi abbiamo visto la gente malata di tutti i tipi, però c'era la quarantena perché non attaccassimo chissà che cosa agli altri, quindi dovevamo stare 20 giorni in una baracca, che sono stati i 20 giorni migliori perché non si andava a lavorare. Mentre eravamo in quarantena c'è stato un bombardamento aereo, sembrava un'assurdità anche quello, ma cosa, in grado di bombardare un campo dove ci sono dei poveracci chiusi. Vabbè, tanto il concentramento era circondato da una fabbrica di armi, non da poco, che aveva 5 o 6 capannoni, e un'altra che ne aveva altri 3, e poi c'erano le caserne, e poi c'erano i garage. Ma il campo di concentramento in sé non è stato toccato, ma i poveracci che lavoravano fuori, come poi saremmo andati a lavorare anche noi, perché dentro il campo c'era una parte che era la parte privilegiata, che lavorava cucina, nella sartoria, nell'infermeria, privilegiata perché era coperta. Altri privilegiati lavoravano in fabbrica e i poveracci, quelli sono stati colpiti dalle bombe. Il campo non è stato toccato, noi vedevamo roba che volava per aria perché insomma non era tanto distante queste fabbriche, però il campo non era stato colpito. Ma nel campo c'eravamo solo gli ultimi arrivati e gli altri invece erano a lavorare fuori. E quindi c'è stata anche questa cosa che è stata un bombardamento, poi ci siamo resi conto, cioè mi sono reso conto visitando il museo, perché ho visto cosa avevano colpito, avevano colpito quasi tutti i capannoni delle costruzioni d'arte, non tutte, perché anzi io credevo che non li avessero colpiti perché uno era rimasto in piedi, altri 2 e mezzo, ho detto, beh, perché poi il grosso del lavoro si faceva fuori dall'arte. Il comitato, io l'ho saputo dopo, appunto mio fratello si era in qualche modo agganciato e questo però indirettamente mi ha giovato, perché a un certo momento siamo andati in una baracca, la popolazione francese, in una baracca di gente che chiaramente era politicamente ma anche idealmente molto, molto forte. Abbiamo come tirato un sospiro di sollievo, perché nella baracca prima erano anche simpatici, ma c'erano dei russi e dei polacchi con i quali capirsi era estremamente difficile, insomma, anche uno impara le parole fondamentali, ma non impara le parole che vengono fuori. Ecco, per fare un discorso un po' meno legato alla realtà, perché poi invece con i francesi si faceva magari un discorso di ricordando i cibi buoni che si facevano nel Périgord o in altre regioni della Francia, e noi dicevamo in Italia si fa questo e si fa quell'altro,
ci riempissimo lo stomaco. In questo modo, questo, si passa un po' il tempo. E poi vedevi che erano persone di alto valore. Infatti io sono andato, ecco, questo anche è un altro aspetto particolare di Buchenwald. I tedeschi c'erano 12 membri del Reichstag. Cioè, del Parlamento tedesco. E così c'erano membri del Parlamento francese. Così c'era un costruttore di aerei belga, così c'era un Michelin della famiglia Michelin. E, insomma, e tu ti accorgevi, nonostante il vestito, che sì, dicevano non era a righe, però era brutto, no? Era diventato brutto. Ti accorgevi, guardando la faccia di queste persone, che sì, erano persone forti, ecco, persone forti. Una delle altre particolarità che c'è stata poi è stata l'azione, la solidarietà, intanto, in questa baracca. Noi abbiamo visto soltanto l'ultimo mese, probabilmente prima venivano dirottati da altre parti, l'ultimo mese sono arrivati dei pacchi della Croce Rossa. Questi pacchi della Croce Rossa erano nominali, cioè c'era tanto di nome e cognome di chi avrebbe dovuto riceverlo. Beh, questo gruppo che c'era all'interno della baracca di solidarietà è riuscito a convincere i proprietari dei pacchi e di dire: e questi pacchi vanno divisi, cioè siete d'accordo di rinunciare ai pacchi e li divideremo per 6 persone. E questo è un altro aspetto che mi pare in altri lager non ho sentito, né dell'arrivo di pacchi della Croce Rossa, né della divisione così, così generosa da parte di questo comitato, che era lo stesso del comitato clandestino, penso. Non erano sicuramente persone diverse, ma erano persone che tu vedevi che avevano un potere, e un potere di convincimento e anche di trasmettere questo senso di solidarietà a tutta la baracca. E questi sono aspetti, ecco, l'altra particolarità purtroppo è stata che a Buchenwald si vedevano arrivare, perché Buchenwald è nel centro della Germania praticamente, e man mano che gli alleati avanzavano, ma soprattutto che avanzava l'armata sovietica, c'era l'evacuazione dei lager, di quelli ancora, quei pochi che erano ancora in vita e quindi che arrivavano da noi. E così anche questo c'è stato, e anche questo ci diceva se quando capiterà a noi: bella rovina, guarda come arrivano questa gente qua, come arrivano quelli che arrivano, ecco, che ci dicevano quando uno cade gli tirano un colpo in testa e così sono sicuri che non scappa. E questo era un pochino, diciamo, l'atmosfera che si viveva. In questa atmosfera qui che cosa ti aspetti tu alla fine? Questo è stato il lavoro grosso del comitato, perché il fatto che effettivamente all'interno del campo siano arrivati, poi li ho visti, anzi io ho visto una persona armata prima che arrivasse, il giorno prima che arrivassero gli americani. Però il grosso lavoro del comitato non è stato quello di quella piano di azione che doveva entrare è entrato parzialmente in atto quando gli americani erano a tiro o qualcuno aveva già visto i carri armati nella pianura. No, il lavoro grosso è stato quello di dire: quando ci chiamate, quando ci chiamano per partire, noi ritardiamo.
andiamo il più possibile, non potevamo dire non ci andiamo perché non avevamo forze tali da opporci, però questo ha ritardato molto le partenze, ciononostante più della metà del campo è stata evacuata. Però quando sono arrivati gli americani, il comitato clandestino è entrato in azione. Doveva entrare in azione, avrebbe dovuto entrare in azione, è entrato in azione, per fortuna le si erano già scappate, quindi non è che sia stata una liberazione di un campo occupato, è stata una liberazione dall'interno di un campo che però l'SS non c'erano più, ecco. Non c'erano più, ma erano disperse per la campagna. Anche questa è stata un'altra particolarità di Buchenwald. A un certo momento gli internati, che erano riusciti a avere 90 fucili, portando pezzo per pezzo dalle fabbriche dove lavoravano, quindi 90 fucili e un certo numero di munizioni, ridicolo, 200 proiettili, molto poco, però vedendo che l'SS non c'erano, questi gruppi sono andati in giro per la campagna con qualche fucile e ha pescato un certo numero di SS che erano, se ne stavano andando disarmati, e quindi li ha fatti prigionieri, capisci? Abbiamo avuto questa sorpresa qualche giorno dopo di vedere, immediatamente dopo, perché poi li dovevano consegnare agli americani, il patto con gli americani che erano arrivati, tra tre giorni voi ci consegnate i fucili e ci consegnate i vostri prigionieri, e quindi questi prigionieri non sono stati toccati, sono passati, però si era creato all'interno del recinto del lager un altro recinto dove c'erano queste SS. Qualcuno andava a vedere, c'era qualcuno da regolare qualche conto, ma c'era il comitato clandestino che teneva tranquilla la gente. Quindi vedete quante particolarità, ecco, racconti di questo tipo io veramente, per altri lager, perché è successo in modo diverso, chiaramente. Ma tu dicevi la documentazione americana. Allora, l'11 aprile sono arrivati finalmente gli americani, una jeep è entrata nel lager, condotta da dei prigionieri che erano usciti fuori, gli hanno insegnato la strada, insomma, diciamo, e sono arrivati due americani. I carri armati non potevano entrare perché non sarebbero stati trasportati. Andati questi americani l'11 aprile, il 15 aprile è venuto il generale Patton, il capo dell'armata. Il generale Patton, quando ha visto cosa era, perché il campo si era ridotto a un ammasso di cadaveri, perché ormai da una ventina di giorni, penso, il crematorio non funzionava. Quindi noi, che tutto il tempo, io dico, tutta la durata della mia prigionia, io non ho mai visto un morto in giro per il lager. Volevano, li trasportavano subito nel cortile del forno crematorio, c'era un comando che aveva quel compito, non ho mai visto niente. Invece a un certo punto, in questa ventina di giorni, si sono accumulati proprio delle cose spaventose. È arrivato questo generale Patton e già quelli che erano arrivati prima si sono sorpresi. Naturalmente, no? Come si legge le lettere, anche a Mauthausen, quelli che arrivavano, e poi Mauthausen era probabilmente, anzi, sicuramente era peggio di Buchenwald come trattamento. Ma è stato avvertito il capo dell'armata, è venuto, e anche questa è stata la cosa eccezionale, che non si è verificata in altre parti, ha scritto al sindaco di Weimar una lettera la sera ordinando che l'indomani mattina almeno 1000 persone venissero, 1000 persone in grado di camminare a piedi, di farsi il tratto che è poco meno di
10 km da Weimar, andate e ritorno, abbiamo assicurati, scortati da macchine della Croce Rossa e da medici tedeschi, e queste 1000 persone sono venute, e il memoriale stesso porta una fotografia che fa vedere, ma io l'ho guardata bene oggi prima di venire qui, una persona con un'aria molto colpita, le altre come se non vedessero niente, come se non avessero visto niente. E sono cose inspiegabili. Anche qui, infatti, il commento sotto dice: varie reazioni dei visitatori. Variazione di visitatori, probabilmente anche perché ci avevano già visto. Io ho passato le due settimane peggiori della mia permanenza lì a lavorare nella ferrovia vicino alla stazione di Weimar, e era un lavoro tremendo, vi assicuro che era un lavoro tremendo, perché le rotaie pesano moltissimo, eravamo circondati a tempo pieno, quindi non ci si poteva riposare neanche un attimo. E la gente ci urlava dietro, probabilmente anche perché, ma no, non era ancora stata bombardata, ma perché no? Eravamo gli avversari, eravamo i nemici, insomma. L'anno scorso sono stato invitato dalla fondazione del memoriale a andare a Bukova, e è stata un'esperienza veramente molto, molto toccante. Ecco, io non ho portato con me la lettera del generale Patton, perché non era solo il vedere i mughi di cadaveri che c'era ancora nel crematorio, dava delle indicazioni molto precise. Parlava anche di 25 persone degli eserciti alleati paracadutati, praticamente dei servizi segreti, ecco, paracadutati prima dello sbarco o comunque in territorio nemico, e che erano stati tutti impiccati nel sotterraneo del crematorio, che era attrezzato per le torture, per queste cose. Quindi davo delle indicazioni precise, indicava, detto: andate a vedere la baracca dove facevano gli esperimenti sui deportati, per vedere come reagivano i farmaci, come reagivano le basse temperature, come reagivano le alte temperature, quanto resistevano, insomma. Quindi era stata tutta una cosa di questo tipo. Il memoriale ha stilato un libro veramente encomiabile, cioè non ha nascosto niente, ecco, delle cose che sono successe, non ha cercato di rappezzare un pochino, e soprattutto ci ha riservato un'accoglienza proprio familiare, direi, ecco. Quindi è stata una bella esperienza, anche perché poi la cerimonia di ricordo, eccetera, eccetera, è stata molto, molto ben organizzata, senza tante enfasi, ma molto sentita, con insomma, posare i fiori che erano già previsti, quindi già organizzata, un'organizzazione perfetta, devo dire, un'assistenza perfetta, anche perché oramai, diciamo, io sono ancora uno dei più giovani, cioè io ero lì a 16 anni, altri che in genere sono andati in età, per cui adesso sono sui 90 anni, sono io, quindi invitano e pagano il viaggio, pagano l'albergo e l'assistenza assieme a una persona di assistenza, anzi particolarmente vorrebbero un giovane che fosse in grado di tenere su, ecco. Ma perché ci sono tanti che arrivano in carrozzella, effettivamente, non sono pochi, non sono una certa percentuale. Ma questa accoglienza è stata molto così, così cordiale, così sentita.
vita che veramente si deve dire che in Germania è stato fatto un ottimo lavoro per far vedere quello che effettivamente è successo senza nascondere niente, per rendersi conto e ritornare a pieno titolo e a pieno diritto all'interno del mondo democratico, come la Germania insomma, ci sta dando lezioni riguardo a questo punto, perché l'Italia, anche l'Italia, pur avendo avuto la resistenza, ha avuto anche l'altra parte, no? Che non ha fatto poche cose cattive, ne ha fatte un certo numero, però santo cielo, questa cosa qui è rimasta un po' in secondo piano e non è stata analizzata a dovere al momento giusto. Ecco, queste sono quello che vi volevo raccontare di questa cosa qui, di questa esperienza, che è stata un'esperienza certo che insomma è stata forte, ecco, è stata forte perché ti fa riflettere, ti fa ragionare e ti dà però una carica stabile, diciamo, che c'è ancora, almeno sento ancora, cioè quella di cercare sempre delle soluzioni. Ecco, io se vedo qualche persona malata che non riesce a riprendersi, eccetera, specialmente se è un amico, diventa in parte anche un problema mio, allora dico, ma perché non provi questo, perché non provi quest'altro? È un po' il modo di sopravvivere, no? Che era un qualche cosa che veniva spontaneo e a un certo momento è un riflesso condizionato, è diventato, no? Adesso non pretendo di arrivare a 1000 anni, si fa già bene così come sono, ma insomma è una capacità di, cioè una capacità, uno stimolo a reagire che ci ha dato questo vivere difficile, in cui se una non trovava delle soluzioni immediate delle volte, qualche scusa, nascondersi, non farsi vedere appunto, o improvvisamente lavorare a un ritmo folle, insomma, erano reazioni che ti davano il diritto alla sopravvivenza, ecco, in un certo senso. E questo assieme a questa solidarietà che ho sentito e ho cercato di ricambiare tutte le volte che era possibile, beh, sono state due grandi lezioni. Non è che uno dica allora facciamo tanti bei pezzi di concentramento così imparate anche voi, ma insomma sono state delle lezioni che veramente sono molto forti. Grazie. Uno degli aspetti gradevoli di questa accoglienza è stata quella di chiedere fin dall'inizio, cioè assieme al modulo di iscrizione, diciamo, di risposta, di adesione, che anche quest'anno mi è arrivato, tra l'altro, però quest'anno non mi è arrivata invece questa richiesta, se ero disponibile a fare una testimonianza in una scuola e che lingue parlavo. E io ho messo francese, perché lì stanno quei francesi, ma lo conoscevo già. E insomma, all'ultimo ero un po' preoccupato, perché erano tanti anni che non parlavo francese, ma insomma, no, è andata benissimo. E quindi francese, ho detto al liceo, un po' i ragazzi stanno studiando francese, comunque per sicurezza traduceva in tedesco man mano che io andavo avanti, e quindi c'è stata questa lezione, che è stata questa testimonianza, che è stata molto simile a quella che faccio qui in Italia, anche con lo stesso tipo di domande da parte degli studenti, per niente frenati dal fatto che ci fosse uno che c'era stato. Assieme a quello c'è stata anche chi non aveva niente.
contrario, essere intervistato un giornalista e venuto con un giornalista, non ho niente in contrario, venuto con un giornalista, il giorno dopo mi ha portato il giornale con la mia fotografia, con il libro, questo libro qua che avevo scritto, e che ha fatto un resoconto di questa, di quelle che sono state le mie esperienze, molto, molto corretto, molto serio. Ecco, quindi questo, poi vabbè, c'è stata invece, quello riguardo ai deportati, la riunione di una cosa che si chiama l'Amical, promossa dai francesi, cioè però allargata a tutte le nazionalità, si incontrano quelli che sono stati nel lager, ci sono anche per altri campi chiaramente, e non solo per Buchenwald, si incontrano e chiacchierano un po' come si fa a far meglio la storia, a documentare, a testimoniare. Ecco, quindi cioè, ci sono questi aspetti che, grazie Sergio di avermi ricordato, che hanno fatto sì che fosse non fosse una gita turistica, ma un impegno di un certo tipo, un impegno che uno fa volentieri. Io quest'anno ci torno, è il 70°, quindi ecco, io vi ho messo in giro delle cose sul pellegrinaggio invece che facciamo i campi vicini. Gilberto, una domanda che non ti ho mai fatto in tanti anni che ci conosciamo. Il ritorno. Purtroppo siamo arrivati ultimi, come nei campionati di sci adesso, sono più. Il ritorno, se intendi come viaggio. Per le altre nazionalità c'erano dei pullman che arrivavano, vabbè, i miei vicini di tavolo erano due fratelli inglesi dei servizi segreti, quindi una scampata. Ecco, questo è stato uno dei fatti. Il giorno della settimana, l'ultima settimana, il comandante ha detto: ma noi vi lasciamo la vita salva, ma vogliamo 45 persone consegnate. E queste 45 persone non sono state consegnate. E era l'abitudine, chi era stato nei servizi segreti o che so io, di impiccarlo, insomma, di impiccarlo segretamente, anche perché avevamo un attrezzo invece multiplo che veniva messo in piazza d'appello quando impiccavano degli internati che avevano tipo, insomma, l'ultima che è stata annunciata e ha un furto di patate, ne hanno impiccato quattro con deportati polacchi. Ma invece quelle erano cagioni segrete nella cabina del crematorio. E allora il comitato non ha detto no, però non ha mai, non solo non ha consegnato la lista, ma ha avvertito queste persone di cambiare baracca. Infatti questi, la sera dopo, questi fratelli inglesi non erano più nella nostra baracca, poi sono ricomparsi dopo la liberazione e sono partiti direi tre o quattro giorni dopo, non di più. Ma le altre nazionalità hanno avuto dei mezzi, dei pullman in genere che venivano a prenderli. All'ultimo eravamo rimasti solo noi, insomma, cioè solo il gruppo italiano che si era raggruppato in una baracca. Del gruppo italiano però c'è stata un'eccezione, perché a un certo punto è arrivata una macchina dello Stato Vaticano e hanno recuperato il dottor Pecorari. Il dottor Pecorari era un medico di Trieste della Democrazia Cristiana, uno dei pochi, diciamo, dei comitati non comunisti, non socialisti. E lui, assieme a uno che era un internato anche lui, ma che era vicino, si vede le sue idee,
se ne sono andati, sono stati su questa macchina, arrivederci. È stato l'unico caso di italiano prelevato, portato a casa con un'organizzazione, ben mirata, e il Vaticano è un'organizzazione che funziona bene, no? Ma che non funziona per chi non è democristiano. In quel caso lì non ha funzionato. Quindi ci siamo trovati che oramai era il, che questo è una particolarità. Due particolarità. Noi abbiamo avuto la fortuna, noi, intendo mio fratello maggiore e io, di essere invitati da due internati tedeschi che rientravano a Monaco con una macchina che in qualche modo sono riusciti ad avere, una Mercedes, e è stato un viaggio avventuroso perché quello che guidava evidentemente non aveva guidato, non so, 20 anni che non guidavo, ma anche prima, mio fratello che aveva la patente e che guidava abbastanza bene, ogni tanto diceva: ma perché non mi dà un po' di cambio, questo non è, no, perché il documento ce l'ho solo io. È stata una penitenza, abbiamo passato il ponte di Barche a Ulma e noi siamo fieri, abbiamo detto facciamo due passi, eravamo convinti che broccasse il binario giusto. Fino a Monaco ci ha portato, ci avrebbe portato anche più in giù, ma abbiamo detto no, grazie, grazie, perché poi sapendo che si andava verso la montagna, no, figurati, chissà cosa sarebbe successo. Comunque è stato un grande servizio, persone molto per bene, poi questo è diventato vice sindaco di Monaco e 10 anni dopo ci ha invitato alla commemorazione di Dachau, del decimo anniversario della liberazione. E gli altri sono rimasti, noi siamo partiti con tutto l'elenco dei deportati italiani ancora lì, che non erano un gran numero, avevamo 220 persone, e che abbiamo dato agli americani che lo dessero alla Croce Rossa. Difatti mi è arrivata, siccome nella lista c'ero anch'io, mi è arrivata la lettera che stavo bene, che stavo rientrando. Ma il resto è stato lì fino a che gli americani gli hanno detto: guardate che questa diventa zona russa, cioè che poi è stata la DDR, non ormai, ma è stato tanto tempo la DDR. E allora trovati, noi gli diamo la benzina, ma i camion dovete trovarveli voi. E questi sono andati a Erfurt, che è una città vicina, si sono messi d'accordo con dei militari, sono riusciti a... io non so come abbiano fatto, perché soldi non ne avevano, ma noi avevamo, in qualche modo sono riusciti a rientrare con questi mezzi pochi giorni prima che appunto gli americani cedessero il territorio alla zona russa. Quindi proprio gli ultimi degli ultimi sono state italiani. Questa è un'altra storia. E quello che il precedente presidente, Orario Fucile, da Dachau è stato trasferito a Buchenwald anche lui, e ha avuto una tripla esperienza, perché poi da Buchenwald si è fermato quasi niente, è stato trasferito in un altro lager. Ma ecco, queste erano anche delle organizzazioni molto, molto complesse, molto, molto difficili da gestire. Il Buchenwald aveva 136 campi satelliti, cioè vuol dire che doveva mandare le persone, rimpiazzare, intanto mandare un organico e poi rimpiazzare quelli che man mano non c'erano più. E quindi noi tutte le sere in ogni baracca venivano chiamati dei numeri di persone destinate a partire e andare in un campo satellite. E uno
campi satelliti è diventato poi così importante da diventare campo autonomo in un campo che si chiamava Dora, ma che Dora vuol dire Deutsche Gesellschaft Raketenorganisation, cioè faceva le armi segrete per colpire l'Inghilterra, no? Le V1, i V2, i V1 oramai erano superati, cioè i V2 in galleria, e uno dei nostri deportati a Genova, che è morto ormai una decina d'anni fa, ha raccontato di aver passato 6 mesi senza vedere la luce del sole. Quando il campo non era ancora avviato, perché poi sono state create delle baracche esterne, invece nel primo periodo avevano messo dei letti a castello a 4 piani dentro la galleria, e uno stava, i prigionieri tedeschi più importanti sono morti a Buchenwald, Thälmann, che era il capo del Partito Comunista, è stato assassinato, e invece il capo del Partito Socialista è morto nel corso del bombardamento aereo. Era in una parte separata, non era proprio nel lager, si chiamava Braunschweig. Braunschweig era con la moglie, era la stessa costruzione, piccola costruzione, una specie di casetta dove c'era la principessa Mafalda, che anche lei è morta a seguito di un'operazione mal fatta, ma ferita dal bombardamento.